Un'iniziativa bellissima in occasione della giornata mondiale dell'attività fisica, dell'attività sportiva, che diciamo, consente a mio parere di mostrare quella che è la vera anima del Dipartimento di Prevenzione, cioè un dipartimento che promuove la salute e che cerca di mantenere sana il più a lungo possibile la popolazione sana, e quindi per esempio di evitare che i bambini mangino troppo, mangino le merendine, non facciano attività fisica, vadano verso l'obesità con tutte le patologie correlate, quindi per esempio il diabete anche in età giovanile, oppure l'ipertensione, oppure le malattie cardiovascolari, per non parlare del disagio psicologico che molto spesso è legato proprio anche alla mancanza di attività fisica. L'attività fisica fa bene sempre, in tutte, come lo diceva giustamente il direttore sanitario, in tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai più grandi. Quello che vogliamo fare noi, quello che vogliamo provare a fare, è favorire una cultura dell'attività fisica e della corretta alimentazione, perché lo riteniamo fortemente in linea proprio con la natura e lo spirito del Dipartimento di Prevenzione e di un'azienda sanitaria pubblica, e quindi si deve occupare anche di chi per esempio non può permettersi di andare dal nutrizionista o di iscrivere i bambini in palestra o in piscina. Quindi noi promuoviamo anche gruppi di cammino, questa iniziativa bellissima, molto innovativa del Prescribe to Fit, che passa attraverso la prescrizione del medico di medicina generale dell'attività fisica, con un educatore, un walking leader, quindi insomma una cosa veramente molto innovativa. Ci auguriamo che questa possa essere l'occasione per presentarla. È un parco veramente molto bello, gestito molto bene, quindi voglio ringraziare sia il gestore del parco che anche il comune per la sinergia che ancora una volta, la voglia di collaborare che ancora una volta ha mostrato, ma anche tutte le associazioni che hanno aderito, e da ultimo ma non per importanza tutti gli operatori del Dipartimento di Prevenzione e delle professioni che si sono fatti carico di organizzare questa iniziativa, che è stata veramente molto, molto, insomma, un'organizzazione molto complessa. In che consiste questa giornata? Allora, questa giornata serve soprattutto per sensibilizzare le persone ad essere più attive, perché comunque è proprio denominata il movimento a salute, in quanto il movimento in qualsiasi età e fatta con qualsiasi tipo di attività è salutare, è benefico per stare bene in salute, per aggregazione, per socializzazione, e proprio in questo parco abbiamo cominciato per scherzo quasi a programmare le varie attività, e poi abbiamo avuto una buona adesione delle associazioni locali per poter descrivere appunto diverse attività sportive che si presenteranno nelle aree verdi e nell'arena e ad orari ben stabiliti. Infatti abbiamo elaborato un programma con orari ben ordinati, in modo che così non si accavallano l'uno con l'altro, e poi all'interno di questa giornata ci saranno anche a disposizione degli stand, perché abbiamo bisogno anche di un supporto da parte dell'associazione Ladiciv per quanto riguarda il monitoraggio della glicemia, abbiamo l'ambulatorio della sedentarietà e la dietista per dare consigli nutrizionali e anche delle informazioni su quanto riguarda la promozione negli ambienti di lavoro. Alle 9 si apre con appunto l'apertura da parte delle autorità a presentare la giornata, e alle 9:30 iniziano tutte le attività fino all'1. Ci sarà un torneo di calcetto che prevederà sicuramente un bel afflusso di gente, perché si competeranno 6 squadre, e poi c'è anche il calcetto femminile, pattinaggio, yoga, insomma ci sono molte attività, ballo, i bambini che ballano da grandi a piccoli, posturale, e anche importante, abbiamo inserito anche in queste attività di movimento anche diciamo una dimostrazione per quanto riguarda il beneficio del movimento anche in una donna post gravidanza, per quanto riguarda appunto la ginnastica pelvica. Invito a tutta la cittadinanza. Invito sicuramente, venite tutti, perché sarà una giornata bellissima, anche perché la location ci offre una buona possibilità di stare all'aperto, di socializzare, di divertirci, e io faccio un bocca al lupo a tutti.